Eccoci qua, il Venerdì Santo e la Roberta mi costringe a lavorare. Ben ritrovati a Storie di Artigiani, da buonasera, Roberto Poletti, Roberto. Da Roberta Cassina. Però noi che siamo gente coscienziosa, vi riproponiamo stasera alcuni dei servizi più belli andati in onda. Quelli che vi portano dentro le aziende, che vi fanno vedere come queste aziende artigiane che tengono in piedi l'Italia, lavorano. Sono servizi che ha realizzato al 99% proprio la nostra Roberta, che adesso ci illustra i primi tre che andremo a vedere. Vai. Allora, i primi tre. Il primo riguarda la festa del patrono degli artigiani, quindi San Giuseppe Artigiano e gli artigiani che lo festeggiano come ogni anno. Il secondo invece è relativo alla Milano Digital Week e agli eventi di Confartigianato in questo contesto. E il terzo è una proprio di queste aziende d'eccellenza di cui parlavi, la Waterjet Corporation di Monza. Ah, sono quelli che con l'acqua tagliano... loro. Tagliano l'impossibile. Vediamo. Consapevoli che meritate stima
e consapevoli che senza il Signore non possiamo far nulla. Siate benedetti. Chiusa a Milano la prima edizione della Digital Week, 4 giorni dedicati alla produzione digitale, al 4.0 e all'innovazione. Aziende, istituzioni, università, start-up, centri di ricerca e associazioni per i tanti volti della Milano Digitale. Oltre 300 eventi tra talk, mostre, seminari, performance, workshop e laboratori diffusi in tutta la città. Confartigianato ne è stato protagonista con Non perdere il tram del digitale, un tour di 45 minuti per le vie del centro a bordo di una Carrelli del 1928. Un format semplice in grado di coinvolgere più e meno giovani in dibattiti sulle implicazioni che la rivoluzione digitale comporta nella vita di tutti i giorni. Confartigianato ha focalizzato l'attenzione sul rapporto fra artigianato e innovazione digitale per scoprirne le potenzialità e l'impegno delle imprese nel milanese. La Confederazione ha promosso anche l'evento Open Digital con artigiani e imprese dei settori food, tessile, design e stampa 3D, meccanica, e-commerce e sistemi di pagamento. L'iniziativa ha portato a compimento un ciclo di incontri formativi sul digitale realizzati con la collaborazione di Talent Garden Innovation School. Specializzata nella produzione e nella vendita di macchinari che tagliano sfruttando il solo getto d'acqua ad alta pressione, la Waterjet conta 60 lavoratori, 15 milioni di fatturato e ha aperto una filiale a Chicago e una a Dubai. Waterjet, una delle 5 realtà al mondo specializzate verticalmente nel taglio ad acqua. Sì, effettivamente ci siamo specializzati dal 1991 su questa tecnologia, che è una tecnologia ecologica con tutti i suoi vantaggi in quanto riguarda la flessibilità. Riusciamo a entrare in tantissime industrie, dal settore metalli al settore lapidio, vetrerie, settore automotive, aerospaziale, grazie proprio alla tecnologia getto d'acqua, che è uno strumento di taglio universale in grado di tagliare tutti i materiali fino a 300 mm, con il grande vantaggio di essere una tecnologia freddo, quindi non c'è nessun tipo di alterazione meccanica e termica del materiale. Questo ci permette appunto di lavorare tutti i materiali creando dei prodotti ad altissima precisione, prodotti finiti che possono essere dei pezzi meccanici piuttosto che delle lavorazioni di pietre o di parti di aerospaziali. Alla Waterjet costruite i macchinari che servono per il taglio ad acqua, a quali mercati vi riferite particolarmente? Sì, allora la produzione è tutta qua in Italia, qui a Monza, e per il 90% facciamo esportazione, di cui il 30% è in America, negli Stati Uniti, il 30% è Medio Oriente e il resto 40% è tra l'Italia e l'Europa. Le difficoltà sono tantissime, ci scontriamo contro produttori locali, ci scontriamo contro problemi di valuta e poi il problema degli embarghi, delle limitazioni di esportazione che sono decise dalla comunità europea. Per quanto riguarda invece la parte Italia, abbiamo visto, il mercato italiano ha visto una crescita in questi due ultimi anni grazie anche agli incentivi a livello statale per quanto riguarda l'industria 4.0, quindi per ammortamento, che agevolano gli imprenditori italiani a investire. Per quanto vi riguarda, di che investimenti stiamo parlando? Perché vediamo grandi macchinari e enormi capannoni. Il macchinario ha un range che va dai 100.000 ai 500.000 euro, dipende dalla complessità e dalla tecnologia. Macchine da 3 assi che fanno lavorazioni su 2D fino a macchine a 5 assi, a multiteste, multiutensili per settori aerospaziali dove il macchinario diventa molto complesso. Ci vuole fare vedere una delle macchine che sono un po' il vostro orgoglio? Il modello più importante che abbiamo noi, il modello Suprema, che noi la consideriamo una vera e propria macchina utensile, con caratteristiche di precisione di taglio entro i 5 centesimi garantiti, e la possibilità di tagliare in 3D nello
dello spazio e anche di fare lavorazioni molto particolari, che è quella di idrofinitura della superficie, in grado proprio di trattare superficialmente sia il settore dei materiali lapidi che anche quelli di architettura, tipo alluminio, piuttosto che specchi o altri materiali più complessi. E questo è il futuro della Waterjet? Il futuro della Waterjet è parte del futuro della Waterjet. La Waterjet ha una sua indole innovativa e innata, e tutti i giorni innoviamo, creiamo, proprio per rispondere a quelle che sono le esigenze del cliente, del mercato. Avendo le orecchie fortunatamente in tutto il mondo, riusciamo a percepire quelli che sono gli andamenti del mercato e le esigenze di quelle che saranno presenti e future dell'evoluzione. Però mi devi portare in questa azienda che taglia le robe con l'acqua, assolutamente. Senti, Roberta, mi aspettano, ma non per lavorare, per vedere, perché io non sarei in grado di fare quel lavoro là. Bisogna essere precisi, bisogna essere formati, io posso fare l'osservatore. Allora, Roberta, altri servizi subito dopo la pausa pubblicitaria. Natale con i tuoi, Pasqua dove vuoi. Tu a Pasqua dove andrai, Roberta? Starò a casa. Beh, con la tua grande e bella famiglia. Esatto, ah, che è tutto sommato. E cucini tu? Certo, io mi faccio un po' anche aiutare, diciamo la verità. Ah, ecco. Non mi inviti, no? Se vuoi venire, ben volentieri. Potrebbe essere, adesso controllo la mia agenda per Pasqua. Vediamo invece i servizi migliori che ci hai selezionato, i prossimi. Allora, una è la Fabbrica delle Idee, la New Crazy Colors, che realizza vetrine in tutto il mondo bellissime, grandi brand di moda legate al mondo dei profumi. E questa è una realtà particolare. La Darplast, che invece fa estrusioni plastiche. Guarda, quando ti conosco, estrusioni, intrusioni, esclusioni, so tutto. Esatto, ed è una realtà molto particolare che viene guidata da un'imprenditrice giovane e donna. Tempo di Libri, che abbiamo visitato qualche tempo fa con il presidente regionale di Confartigianato, Eugenio Massetti, che ci racconta la presenza dell'associazione in fiera. Vediamo. Siamo a Monza, la New Crazy Colors, vi definite una fabbrica di idee, siete partiti dall'animazione turistica e oggi che cosa fate? Cosa vuol dire fabbrica delle idee? Ma fabbrica delle idee più che altro perché noi sviluppiamo idee di ogni genere, sempre nel campo del marketing, del visual merchandising, del retail, perciò diciamo che ai nostri clienti non diamo limiti nel pensare e sognare di costruire qualcosa che sia poi concreto nella realizzazione e poterlo sviluppare in tutti i retailer del mondo, perché noi lavoriamo su alcuni clienti che hanno delle vetrine in tutto il mondo, perciò non ogni progetto è diverso dall'altro, abbiamo fatto più di 20.000 progetti e non ce n'è uno uguale all'altro e sono anche abbastanza complessi perché lavoriamo con l'eccellenza dei clienti del lusso che hanno più bisogno di emozionare con i loro prodotti per poter spingere comunque la vendita, che è l'arte del visual merchandising. Noi facciamo più arte emozionale, che è un qualcosa che mi sto inventando in questo momento, però io la definisco così. Sono dei progetti molto complessi perché alcuni nostri clienti hanno anche 500 negozi nel mondo e devono arrivare in contemporanea e su tanti siamo noi direttamente a allestirle perché sono magari delle scenografie molto impattanti e non facili cioè ci vogliono delle squadre di montatori professionisti. Noi nasciamo nel mondo dell'animazione turistica, perciò gestioni navi da crociera. Abbiamo iniziato a fare le scenografie in modo professionale, perciò in laboratorio, iniziando a industrializzarle per renderle tutte uguali, ma in modo professionale, e spedirle direttamente nelle strutture. Oggi siete oltre 70, che cosa fanno le persone che lavorano qui? Diciamo che è uno staff che lavora, fatto da tutte persone con esperienze diverse, che vanno dall'industria design, architetti, ingegneri, scenografi, tuttologi. Avete spesso ospiti delle scuole ma anche dei ragazzi che frequentano le università, qual è il consiglio che può dare loro? Bah,
Allora, noi qui vengono arando più o meno ogni mese, diciamo, tutte le scuole che sono più vicine al mondo della parte, diciamo, di architettura, di fashion, perché noi lavoriamo poi nel fashion, l'Accademia di Brera, l'Istituto d'Arte, perciò quelli che sono più artistici. Diciamo che cerchiamo di fare degli speech veloci dove facciamo vedere case history per aprirgli un po' la mente sul fatto che esistono migliaia di materiali e i materiali sono anche la forza di quello che ti possono far costruire. La testa dell'imprenditore non stacca mai. Ma io no, guarda, io appena esco di qua stacco completamente, se no non sarei riuscito a stare 25 anni in questo campo, perciò per me è game over nel momento in cui esco e gioco con i droni, gioco alla PlayStation, riesco a staccare, perciò il giorno dopo vado tutti i giorni in piscina e questo mi aiuta, perché aiuta la mente, perché tu hai fatto una cosa fatta bene, però la mente ti rimane molto lucida e nello stesso tempo hai fatto una cosa fatta bene, perciò qualsiasi cosa succede nella giornata, una cosa l'hai fatta bene. Plast Extrusion, specialisti in estrusioni plastiche. Che cosa vuol dire concretamente? Estrusione vuol dire, cioè, noi facciamo semilavorati in materiale plastico, principalmente in PVC, polietilene, polipropilene. Nell'oggettistica di tutti i giorni può essere il polietilene come i mattarelli per stendere la pizza o nel cake design, mentre nel PVC troviamo le spazzole industriali, piuttosto che tutti i pezzi meccanici che vengono torniti, elaborati dalle officine, perché noi facciamo proprio il semilavorato che poi dopo ha un'utilizzazione diversa, una lavorazione in più e può andare in mille campi, dall'arredamento al chimico, al tessile, all'industria meccanica. Quanti pezzi fate all'anno? Allora, siamo qua, parliamo in chili e siamo in circa sulle 90 tonnellate mese divise per colore. Noi facciamo 4 colori standard che sono il grigio, il nero, il bianco e il rosso. Poi il nostro core business è quello di soddisfare le esigenze del cliente creando delle misure speciali. Tutto quello che non è standard per noi è il top di gamma, insomma. Andate anche all'estero? Ci sono dei mercati che considerate preferenziali? Sì, noi preferiamo assolutamente lavorare con tutto il resto dell'Europa, sia per una questione di mercato, di prezzo, ma anche per una questione di pagamenti, onestamente, perché sono molto più veloci rispetto all'Italia e il mercato più forte è sicuramente la Germania, i paesi del nord, abbiamo iniziato anche con l'America, gli Stati Uniti, anche se adesso il dollaro non è a nostro favore, però comunque abbiamo dei prezzi competitivi per quel mercato. Quindi vale la pena sobbarcarsi lo studio delle pratiche doganali, una lingua diversa, però pur di avere questi vantaggi anche culturali che derivano dal lavorare con paesi stranieri. Sì, assolutamente, è una soddisfazione anche a livello personale per uscire da quello che è e da quello che sono i nostri confini, insomma, quando inizia a girare il tuo nome per tutto il mondo, sì, penso che ne valga la pena. È una giovanissima imprenditrice, l'azienda deriva già, è già un'azienda di famiglia. Chi te lo fa fare tutti i giorni di venire qui e portarla avanti? Non lo so, me lo chiedo ancora, tuttora, però principalmente sì, è la soddisfazione alla sera di tornare a casa e dire cavolo, ce l'ho fatta anche oggi, perché la crisi si è fatta sentire per tutti e portare il nome avanti come terza generazione è una soddisfazione. Presidente Massetti, siamo a tempo di libri, Confartigianato ha investito in un grande stand per garantire la presenza delle sue imprese.
Beh, non potevamo mancare a questo appuntamento così importante, l'appuntamento della cultura milanese e italiana. Confartigianato ha tra i propri iscritti migliaia di imprenditori che fanno di questo mestiere la propria attività e fanno di questa attività una grande passione, perché fare il libro oggi è veramente una passione che viene da lontano. E la caratteristica dei nostri associati di questo settore sono soprattutto stampatori che per passione sono diventati editori successivamente, cioè la vicinanza con la carta stampata è diventata una tale passione che tanti hanno deciso poi di diventare editori loro stessi. È un po' il mio esempio, dal momento che io faccio questo di professione, sono nato stampatore, siamo diventati editori ed è una passione che noi ci portiamo appresso dalla mattina alla sera, senza il sabato e la domenica. Noi lo siamo di professione, ma è quasi una missione. Grande rivincita per la carta, nel senso che l'avvento dei tablet e del digitale sembrava dovesse far scomparire questo settore, invece c'è un grande ritorno. Dobbiamo anche distinguere il fatto che i nativi digitali, cioè i giovani, leggono molto sui tablet, per cui per loro diventa naturale, però l'abbiamo scoperto anche all'interno delle scuole. Infatti la presenza numerosa degli alunni e delle scolaresche oggi qua lo sta a dimostrare, l'importanza di studiare, di leggere sul supporto cartaceo. Non c'è paragone, c'è una passione che è intrinseca al lettore e il supporto fa la differenza. Vedete con le scolaresche qui in questi giorni ancora una certa passione al profumo della carta. Sì, il profumo, al tatto, all'idea che si possa tornare indietro, si possa sottolineare, si possa toccare con mano. Cioè è un tutt'uno, non esiste una discontinuità nel leggerlo, nel leggere il libro, nel toccarlo, nello sfogliarlo, nel tornare indietro, nel vederlo visivamente su uno scaffale della propria libreria di casa. Potremmo discutere da qui all'eternità di questo tema, uno preferisce una cosa piuttosto che l'altra. Ma lo dice il mercato, cioè è stata una crescita delle vendite dei libri. Diciamo che c'è una sovrapproduzione rispetto al mercato. Oggi tutti vogliono scrivere, tutti vogliono realizzare il sogno nel cassetto, il libro che hanno nel cassetto, e con l'avvento anche del print on demand, che è il stampo un libro, stampo due copie, lo si può fare attraverso la stampa digitale senza, evitando di stampare le centinaia, migliaia di copie per poi averle in magazzino e avere degli invenduti. Scuole protagoniste al vostro stand in questi giorni, qual è il messaggio che volete veicolare ai ragazzi? Ma di avvicinarsi soprattutto al mondo della lettura, perché lo vediamo quotidianamente. Chi si avvicina al mondo della lettura, chi legge più libri rispetto a chi non legge, è diverso in modo positivo, cioè ha un approccio diverso alla vita, un approccio diverso ai problemi e alla società, per cui è la formazione del cittadino. Cioè quando i ragazzi si avvicinano alla lettura sin da piccoli, cioè il cittadino viene formato in modo diverso, non viene inquadrato, viene formato in modo diverso. Tra l'altro il Massetti, che abbiamo visto, fa anche l'editore e pubblica dei bellissimi volumi della storia locale, ben fatti, ecco, quindi voglio dire, non è solo uno che parla, è uno anche che lavora. Noi continuiamo con il lavoro degli altri, perché vi mostriamo il lavoro di tante imprese che si fanno strada subito dopo un attimo di pubblicità, quella c'è sempre. Allora Roberta Cassina, cosa propone il menù adesso? Allora, due aziende che fanno veramente qualcosa di eccezionale. Una è la GC Colombo, che è specializzata in arredi, molti di questi vanno all'estero. Una è la Valmar, che riesce a fare qualcosa di spettacolare con il marmo e la pietra dura. Vero. E uno è un servizio che abbiamo realizzato su un problema molto sentito dai taxisti, cioè la concorrenza sleale dei taxisti cinesi abusivi. Vediamo. Siamo nel cuore della Brianza, la GC Colombo, fanno arredi dal 1954, con suo padre si è iniziato, signor Giancarlo. Giovanni, sì, è iniziato subito dopo guerra e ha portato avanti la sua attività e poi siamo sventati noi. Oggi quanti siete in azienda? Oggi siamo in 5 persone in azienda. Stefano, ti occupi della parte progettuale e di design dell'azienda?
Sì, io mi occupo appunto della parte progettuale dell'azienda e abbiamo praticamente il compito di dare un indirizzo a quelle che sono le stilistiche, a quello che è comunque il design, a quelle che sono le tendenze appunto delle diverse collezioni ovviamente. Nel 2016 abbiamo vinto il Best to Beyonce Awards nella categoria Fashion and Design. C'erano diversi competitor all'interno della categoria e noi ne siamo usciti vincitori con orgoglio. Il disegno si adatta anche rispetto a quelli che sono i vostri clienti finali, il vostro mercato di riferimento che per la maggior parte non è italiano. Chiaramente si adatta tutto perché il nostro cliente è un cliente comunque esclusivo, è un cliente che desidera avere un qualcosa specifico per lui, tanto è vero che noi amiamo dire che i nostri progetti sono dei progetti non solo custom made ma sono anche tailor made, cioè proprio creati su misura, come se fossero degli abiti. Andiamo a completare e a implementare quella che è la nostra proposta, non solo a livello di tavoli, di letti, di sedie e quant'altro, ma anche andando nello specifico a integrare la progettazione, integrare la proposta di prodotti legati anche alle porte, alle boiserie, alle pannellature comunque di rifinizione della casa e persino arrivare nei piccolissimi oggetti che vanno poi a decorare anche le nostre appunto ambientazioni. Quella cura di questi dettagli è un qualcosa che sicuramente impreziosisce la nostra proposta. Le nostre finiture sono delle finiture proprio specificatamente di lusso. Il nostro punto di forza è comunque la laccatura lucida poliestere, che è una tipo di finitura che chiaramente richiede tempo, richiede molta sapienza, richiede molta tradizione. Sono addirittura 7 passaggi di verniciatura che vengono applicati sulle superfici dei nostri pezzi e quindi questi sette passaggi di poliestere appunto arricchiscono quella che è la superficie del prodotto e la rendono poi finitura, si dice, a specchio. Sara, ti occupi invece dell'implementazione dei rapporti sui mercati esteri con i clienti finali e con gli interior designer che poi vi fanno da lancio della vostra produzione. Esattamente, io lavoro con loro e mi occupo appunto di espandere quelli che sono i nostri mercati. Sostanzialmente noi lavoriamo sul mercato estero, quindi la nostra produzione è orientata sostanzialmente a un mercato che richiede una specificità di lusso, di cura dei dettagli molto, molto particolare. Siete entrambi giovani, quindi tra 10-20 anni vi vedrete ancora qui o pensate a un futuro diverso? No, saremo ancora qui, assolutamente, in GC Colombo e sempre con la voglia di dare di più e di fare di più e cercare di portare quello che è la nostra famiglia, quello che è il nostro background all'estero e cercare di farlo conoscere sempre a più persone. Pietre e graniti, 8 centri di lavoro a 5 assi, 4 frese, macchine per lavorazione particolari, oltre 2 milioni di euro investiti in macchinari, un capannone di 5.000 metri quadri e un fatturato che cresce del 20% nell'ultimo anno. Alla Valmar di Meda lavorano 35 persone. Valmar dal 1945, lavorate marmi, graniti, pietre, com'è nata questa azienda? Allora è nata più o meno nel 1945 grazie a mio nonno che l'ha fondata, se non sono proprio, e poi la Valmar vera e propria come società è stata fondata nel 74 e come soci praticamente ci sono il mio papà e i miei zii e poi in ditta pian piano siamo entrati io e i miei cugini, quindi una grande famiglia. Come avete deciso di specializzarvi sul settore pietre e marmi in particolare? Ma allora, noi abbiamo sempre lavorato principalmente marmo rispetto magari a materiali lapidei o da edilizia, oppure facciamo un po' di tutto, facciamo piani di cucina, lavoriamo materiali composti come agglomerati di quarzo o ceramica, però principalmente ultimamente siamo specializzati nella lavorazione del marmo, facciamo tavoli per le grosse aziende, i grossi marchi dell'arredamento che ci sono qua in zona e anche fuori. Sono i vostri mercati di riferimento oltre all'Italia in questo momento? Allora, tutta l'Europa, perché poi oltre alla produzione di tavoli facciamo anche ville, facciamo rivestimenti, pavimenti, quindi facendo un po' di tutto, un po' tutta l'Europa.
stiamo iniziando sul mercato americano, che è un po' difficile. Purtroppo abbiamo un po' abbandonato il mercato russo, perché con le sanzioni che sono state messe il mercato russo era un buon mercato e adesso siamo un po' penalizzati da quel punto di vista lì. Voi siete riusciti, a seguito delle sanzioni nel mercato russo, comunque a diversificarvi, una grande forza per un'azienda artigiana? Sì, no, bisogna sempre diversificarsi, bisogna sempre andare a cercare mercati nuovi. Adesso lavoriamo anche per alcuni marchi di orologeria, per alcuni marchi di, comunque anche di vestiti, facciamo negozi così un po' in tutto il mondo, e quindi siamo andati a aprirci anche a mercati dell'est, la Cina, quei mercati lì, anche se non è una grossissima fetta del nostro fatturato, però pian piano unendo tante cose l'azienda è sempre in crescita, e quindi siamo contentissimi di questa cosa. Quindi qual è il vostro core business? Su cosa concentrate prevalentemente il vostro fatturato? Il grosso del nostro fatturato è con le aziende qui della zona, che è quasi un lavoro conto terzi che facciamo per i grossi marchi dell'arredamento che abbiamo qua in zona a Meda e dintorni. Quanto è difficile andare all'estero? Ma in alcuni paesi è facile, perché comunque siamo sempre ben voluti da tutti. Alcuni mercati, tipo la Svizzera e il Canton Ticino in particolare, in questo periodo ci sta mettendo un po' i bastoni tra le ruote con la legge Elia, che è difficilissimo da superare. L'artigianato vuol dire ancora luxury, non solo di prodotto ma anche di servizio a 360 gradi al cliente. Il mercato del lusso funziona sempre, è sempre in crescita, però vogliono il servizio, non più come una volta che si poteva. Adesso vogliono il servizio completo, bisogna dargli tutto finito, sono diventati molto più esigenti anche all'estero. Ci mancava la Uber cinese per complicare la vita di tassisti e NCC regolari. Durante la settimana della moda a Milano si sono moltiplicati i driver cinesi abusivi armati di app. Nei giorni scorsi, infatti, sono state numerosissime le segnalazioni dei noleggiatori con fotografie e video che documentano clienti uscire dai gate degli aeroporti o degli alberghi, cercare persone munite anche del classico cartello da agenzia turistica e salire a bordo di furgoncini, di norma vetture di alta gamma. In caso di controlli si sostiene una semplice tesi: siamo amici, non clienti. Il sistema ha fatto infuriare tassisti e NCC, anche perché il fenomeno è sotto gli occhi di tutti, ma con schede SIM orientali è difficile individuare i colpevoli. Non solo durante la settimana della moda e gli eventi cittadini, i noleggiatori abusivi di veicoli con conducente stanno crescendo in modo smisurato e urgono provvedimenti per tutelare non solo la categoria degli NCC dalla concorrenza sleale, ma la stessa sicurezza degli utenti. È quanto denunciato da 5 sigle, tra cui in primis Confartigianato Lombardia, perché vicenda dei noleggiatori abusivi cinesi, che possono essere chiamati con una app in lingua, è solo la punta dell'iceberg. Nella sola città di Milano abbiamo già segnalato quasi 500 targhe, per l'esattezza sono più di 400, ma i numeri sono destinati ad aumentare, rapportandoci anche con altre realtà italiane in cui questo fenomeno è molto più espanso, perché parliamo di quasi 1500 su Roma o 700 su Firenze. Sembra un fenomeno che interessa le città maggiormente turistiche del nostro paese, e nel quale questo fenomeno sembra essere radicato. Inizialmente questo mercato si è rivolto ai canali ufficiali per soddisfare le proprie esigenze di trasporto, quali il servizio taxi e il servizio NCC. Successivamente si è notata una certa inflazione da quello che riguarda le nostre agenzie che svolgono servizio NCC e anche gli operatori taxi. Andando a fondo su questo fenomeno abbiamo scoperto che questi turisti avevano adottato un meccanismo fatto in casa, chiamiamolo self-made, praticamente attraverso un'applicazione che è distribuita sul mercato cinese. Si ha la possibilità di contattare un autista e effettuare la prenotazione ed anche il pagamento. Di fatto i prezzi sono inferiori, perché non vengono soddisfatti i criteri di legge, non si pagano le tasse. Poter andare a effettuare un servizio eludendo tutto quello che è il nostro sistema gli permette di fare anche questo. Your friends, madam? People, your friends?
Yeah, your fence or your driver? Your driver? Okay. Che poi di questo tema se ne sono occupate tutte le televisioni, i giornali nazionali ed è diventato, grazie a Confartigianato che ha lanciato il problema, è diventata una questione di ordine pubblico con questa concorrenza assurda nel campo dei trasporti da parte dei cinesi. Ma noi dobbiamo guardare oltre, dopo la pubblicità torneremo tra voi. Vediamo la Roberta Cassina cosa mi propone. Allora, due servizi che ti interesseranno sicuramente perché sono legati... Gli altri mi interessavano. Certo, ma questi sono legati al comparto alimentare. Ah, si mangia. Quindi, esatto, si mangia. Riso e Rane, distretto che fa riso certificato dal DNA, Cascina Caremma che propone una quantità infinita di leccorni. Mi ricordo i salami. Cascina Caremma. Vero, saluti sono a Cascina proprio Caremma. Loro. E la Beraldo Angelo che invece fa dei vasi fatti a mano molto anche particolari. Anche quelli mi ricordo, bellissimi. Vasi. Vai. Ci troviamo al distretto Riso e Rane, una realtà molto giovane che ha iniziato con la produzione di riso solo 3 anni fa. Ci vuole raccontare in che cosa consiste il vostro lavoro di distretto? Allora, siamo un distretto rurale, quindi un distretto accreditato e riconosciuto dalla Regione Lombardia ufficialmente, è stato riconosciuto nel 2011. Siamo un consorzio di 54 aziende agricole che producono riso in un territorio compreso completamente in provincia di Milano, tutto nel Parco Agricolo sul Milano ed in parte nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, quindi un territorio ad elevata valenza ambientale ed elevata biodiversità e, fatto impensabile, è un territorio che per la sua superficie è per l'80% territorio agricolo, fatto impensabile in una provincia quale quella di Milano, oggi città metropolitana, tra le più urbanizzate d'Europa. In che cosa consistono le attività di un distretto? Che cosa fa un distretto per tutelare i suoi produttori? Allora, il nostro lavoro è stato sin dall'inizio quello di cercare di aumentare la marginalità da parte delle aziende agricole soci del distretto. Abbiamo in primo luogo effettuato degli accordi molto importanti con aziende di un certo livello per cercare di ridurre il costo delle materie prime ed aumentare i servizi verso i nostri agricoltori. In seconda fase poi abbiamo ipotizzato di commercializzare direttamente il nostro riso, il riso prodotto dal distretto, e quindi di ipotizzare un percorso che potesse dare al consumatore la certezza del prodotto che andava ad acquistare ed una tracciabilità completa. Come mai la marginalità sul prodotto riso si è così ristretta negli ultimi anni per i produttori? Un'analisi economica che noi abbiamo fatto in un periodo compreso fra il 2000 e il 2010, abbiamo visto che il prezzo delle materie prime era aumentato di circa il 40% a fronte di una riduzione costante del prezzo del risone, tranne alcuni mesi del 2008. Avete ideato un marchio che è sinonimo di qualità e che si trova riportato su tutte le scatole dei vostri risi? Sì, noi abbiamo sviluppato con il Polo Tecnologico Padano un marchio che si chiama DNA controllato e che garantisce il consumatore sull'esatta corrispondenza della varietà indicata in etichetta con quella che è realmente la varietà di riso presente nella confezione. Spieghiamo concretamente, quando uno acquista un riso, poniamo un Carnaroli al supermercato, che cosa può trovare nella scatola? La legge prevede che ci possono essere altre varietà simili dal punto di vista merceologico, ma che sono geneticamente differenti rispetto al Carnaroli. Quindi può capitare, e normalmente capita, che quando uno acquista Carnaroli o Arborio, per esempio, o altre varietà che sono capogruppo all'interno di ciascun gruppo di riso, possa acquistare altre varietà, la legge lo consente, quindi non so, varietà tipo con altre denominazioni, Cheope, Carnac, Caravaggio, Carnavalle, eccetera. Avete voluto chiamare il distretto Riso e Rane, c'è una storia dietro questa scelta. Riso e Rane è un'antica ricetta del milanese e quando c'era povertà, quando c'era carenza di cibo, il riso era fonte di carboidrati e la rana era una fonte facilmente acquisibile di proteine. E poi la rana dal punto di vista scientifico è un indicatore biologico della qualità delle acque e nel nostro distretto le acque sono tendenzialmente pulite visto che derivano dal Naviglio Grande, quindi dal Ticino e dal Lago Maggiore.
siamo nel cuore del Parco del Ticino, alla cascina Caremma, un po' il centro del biologico. Sì, questa è un'azienda che è stata tra le prime in provincia di Milano ad adottare queste metodologie a basso impatto ambientale per quanto riguarda la produzione agricola. E adesso abbiamo anche un allevamento sia di suini allo stato brado di una razza in via di estinzione che si chiama la Mora Garlaschese, e poi di un allevamento di fassone piemontesi che vivono anche loro con un metodo di allevamento molto ecocompatibile. Vivono per 12 mesi all'anno al pascolo, e quindi un modo per produrre in maniera sana e anche per avere un prodotto di alta qualità. Per voi il produttivo trascina un po' l'aspetto turistico? Diciamo che questa divisione non, come se non esistesse, perché fare bene l'agricoltore diventa già un modo per creare bellezza, creare qualcosa di interessante per le persone, quindi creare un'attrattiva turistica. Per cui in Italia l'agricoltura è l'attrattiva turistica, e non solo perché produce del cibo di qualità, per cui il turismo è sempre legato al cibo, ma perché produce paesaggio di qualità. L'agricoltura è quella giusta, quella dove tutto viene curato e dove tutto ha lo scopo di produrre alimenti di qualità. Quindi sono tre cose che si legano insieme in maniera molto forte. Quindi rispetto del territorio e prodotti di eccellenza. Rispetto del territorio, rispetto della terra, rispetto dell'ambiente, rispetto delle tradizioni, perché non si può buttare via la sapienza millenaria dei contadini di questa zona. Quali sono i vostri prodotti di punta? Ma la prima produzione che abbiamo intrapreso, diciamo, con la realizzazione di un laboratorio ad hoc, è stata quella della produzione dei salumi. Tutto nasce anche dall'incontro casuale con un norcino, quando ero ancora un ragazzo, che produceva dei salumi straordinari, e poi quando io ho rilevato questa azienda l'ho chiamato per cominciare questa filiera.